davvero nel dietro le quinte di questa diretta. Questa è la regia da cui partono tutte le nostre dirette, anche questa stessa che state vedendo. Io sono Francesco Fasiolo, adesso andremo a vedere come parte il lavoro del giornale. Con me c'è il vice direttore di Repubblica, Giuseppe Smorto. Ciao, buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe Smorto, vice direttore di Repubblica, però per tanti anni responsabile di Repubblica.it. Noi adesso siamo al settimo piano, qui c'è il nostro studio da cui partono le dirette, i videoforum che vedete di Repubblica TV ad esempio, però c'è anche l'ufficio centrale e la redazione di Repubblica.it. E tra la, newsroom del la newsroom del giornale. Tra pochi minuti parte la cosiddetta riunione del mattino. Giuseppe, sì. Di cosa si tratta? Ma la riunione del mattino è una riunione che abbiamo lanciato da circa 8 mesi, è il segno di un giornale che è aperto 24 ore al giorno, proprio come il sito. È una riunione dedicata più che altro ai contenuti online, digitali e alla programmazione del giornale del giorno dopo. Quindi partecipano. Comincia il lavoro, ma un lavoro che in realtà non è mai finito perché il sito è rimasto sempre aperto. Ci sono dei colleghi che hanno lavorato dalla mattina presto e ci sono dei colleghi che sono appena andati a casa perché hanno lavorato la notte. In questa riunione che adesso vedrete, noi trasmetteremo in diretta buona parte di questa riunione, quindi vedrete come si comincia a progettare questa giornata sulla base del lavoro appunto che è stato già fatto dai colleghi che hanno lavorato durante la notte e sulla base di questo incontro tra i colleghi del cartaceo e il lavoro del sito. Quindi sì. In realtà la mattina non c'è nemmeno la distinzione classica, cioè non riusciamo a distinguere nemmeno i colleghi che lavorano per la carta, che lavorano per il sito, perché stiamo tutti insieme, come si può vedere. E questa quindi, si chiama integrazione. Stamattina c'è anche il direttore, il grande mattatore di questa mattinata, quindi ci fa l'onore di essere qui con noi, e qui ci sono tutti i colleghi dei settori, già pronti, mancano i cornetti purtroppo, ma non abbiamo fatto niente. Forse arriveranno, chissà. Speriamo. Intanto vediamo come si svolge la riunione, la prima riunione del mattino. Quindi lasciamo la parola appunto al direttore, al vice direttore Giuseppe Smorto e a tutti i colleghi del giornale. La prima riunione del mattino apre con i colleghi del sito che ci raccontano cosa è successo questa notte nel mondo, e come è stato aggiornato il sito, i pezzi che sono stati prodotti, quindi do la parola a loro. Okay. Buongiorno. Vai, buongiorno. Dunque, noi abbiamo aggiornato il sito con il montaggio fatto con l'apertura dedicata ai voucher e a possibile compromesso sul tetto, sull'eventuale tetto legato ai dipendenti. Quel sito è stato aggiornato con due pezzi dagli Stati Uniti che ha fatto Federico Rampini, uno sul fatto che Marie Le Pen è stata avvistata alla Trump Tower, e il secondo sulle previsioni sbagliate di Soros, che aveva previsto un crollo della borsa in caso di elezione di Donald Trump. Invece la borsa è salita del 9% e ha portato a una perdita quasi di $1 miliardo. A questo poi è stato aggiunto un pezzo che ha fatto Rosa questa notte su Obama, che ha revocato il regime speciale per gli immigrati cubani. Questa è una notizia non male, perché ho visto che tutti i siti stranieri sotto gli americani c'erano ovviamente di apertura, cioè per, diciamo, è un passaggio fondamentale, è l'ultimo forse colpo che sta dando prima di uscire, forse l'ultimissimo. Prima di passare completamente la mano a Trump. E poi niente, tutto il resto è una costruzione in cui abbiamo la parte di spettacoli legata al nuovo film di Ben Affleck, sul quale abbiamo costruito appunto la spalla, e poi c'è un pezzo sulle difficoltà del tesseramento del PD, che è un po' più in basso, più tutta la costruzione che abbiamo fatto sulla seconda puntata del viaggio di Ezio Mauro della rivoluzione. Bene, a questo punto parte un giro dei settori che è abbastanza simile a quello del giornale di carta, però questo dipende un po' dai turni, da chi fa più tardi. Per esempio lo sport stamattina mi pare non ci sia, perché lo sport è più abituato a lavorare la notte, cioè in base proprio agli avvenimenti, in base al calendario e all'agenda, quindi si parte direttamente con gli spettacoli. Buongiorno. Oggi celebriamo i 60 anni della morte di Humphrey Bogart, abbiamo un grosso speciale con una galleria fotografica immensa di 90 fotografie,
e un bel montaggio con i film più importanti di quello che è considerato più grande, la più grande star hollywoodiana di tutti i tempi, secondo l'American Film Institute e anche secondo chi lo ama. Poi invece, passando alla musica, presentiamo il nuovo album dei Baustelle, L'amore e la violenza. Abbiamo anche qui un montaggio con dei contenuti esclusivi del backstage del primo singolo, che è Amanda Lear, e altre curiosità all'interno che leggerete. E poi invece incontriamo Ficarra e Picone, possiamo prevedere un pezzo intorno alle 18. Loro presentano il film che è L'ora legale, il loro nuovo film, che è una commedia sul tema della legalità, cioè come gli italiani aggirano la legge, ovviamente in chiave ironica, come loro sanno fare. E avremo una video intervista. E poi una notizia curiosa che si va ad aggiungere al cast di Sconosciuti di Trump: non potendo avere Bruce Springsteen e la E Street Band, ha scelto la B Street Band, che è una cover band di Bruce Springsteen. Grazie. Stiamo parlando, lo ripeto, di contenuti del sito, per il sito, per la giornata, e di temi per il giornale. E con questo do la parola alla collega Luisa Grion dell'Economia. Allora, buongiorno. Allora, Aldo Fontanarosa sta già lavorando chiaramente al tema della giornata, che è il tema Fiat Chrysler, che è stata l'apertura sia del Wall Street Journal che dovuta alla stampa del Financial Times, della stampa finanziaria. Quindi sta lavorando questo pezzo per dire come l'hanno raccontata gli altri giornali e anche per raccontare come la Casa Bianca, almeno l'amministrazione di Obama, se ne tiri fuori, perché oggi praticamente un funzionario della Casa Bianca ha detto che l'EPA, l'ente di controllo, ha agito autonomamente da Obama. E poi in giornata seguiamo chiaramente tutto l'aspetto, il cotè delle banche. Molta America ci sarà, anche perché Yellen, il presidente della Fed, parla a Luna Italiana, e sempre restando in dati mondiali dell'economia, abbiamo una sventagliata di dati, perché oggi dagli Stati Uniti arrivano quelli che potrebbero essere i primi dati dell'effetto Trump, diciamo, sia perché ci sono i dati di dicembre sulle vendite, la produzione, quindi già a nomina fatta, e anche perché arriva il primo dato della fiducia delle famiglie nel Michigan, quindi vediamo se Trump ha fatto sì che le famiglie si siano più contente, più tranquille. Per quanto riguarda l'aspetto invece nazionale, chiaramente l'argomento del giorno sono ancora i voucher. Poletti va a un convegno, vediamo se ci dice qualcosa in più su questa, appunto, proposta, questa mediazione del governo che riguarda appunto le quote d'ingresso. Invece, sempre per il sito abbiamo dei casi già pronti, uno divertente, che racconta la storia di questo banchiere condannato negli USA perché faceva le soffiate all'idraulico per farsi pagare i lavori nel bagno. Grazie. La collega Lavinia Rivana della Politica. Buongiorno. Noi innanzitutto oggi aspettiamo l'udienza del Tribunale Civile di Roma, che potrebbe anche arrivare a sentenza sulla legittimità del famoso contratto firmato dalla sindaca Raggi e da altri eletti dei 5 Stelle con il movimento stesso, quel contratto che ha anche penali e sanzioni, diciamo, monetarie piuttosto alte. Oggi dunque potrebbe arrivare la sentenza, poi da lì ovviamente partiremo per fare degli approfondimenti. Approfondimenti che vorremmo proporre anche sul tema del referendum sul lavoro, perché se normalmente in caso di elezioni anticipate i referendum vengono sospesi, vorremmo ricordare che c'è stato un precedente nel 1987 in cui i referendum invece si sono tenuti insieme alle elezioni grazie ad un decreto ad hoc che ha consentito appunto lo svolgimento. Grazie, e vorrei ricordare, diciamo, come nota di cronaca, che fino a pochissimi mesi fa a quest'ora del mattino eravamo pochissimi, cioè quando eravamo al sito a quest'ora eravamo 3-4, quindi è un segno importante di attenzione verso il mondo digitale che mi fa piacere ricordare nel giorno in cui, alla vigilia del giorno in cui facciamo 20 anni. Adesso tocca agli esteri. Stefania Di Lellis, capo del settore.
Sicuramente dobbiamo fare degli approfondimenti sulla questione cubana, cioè sulla fine della residenza automatica per i cubani arrivati sul suolo americano. Rispetto al pezzo che abbiamo già, vi proporrei appunto un racconto di che cosa sia stato in questi anni questa esenzione dal visto. Fra l'altro sono aumentati di 5 volte dal 2009 ad oggi i cubani arrivati grazie a questa esenzione sul suolo americano. E possiamo anche fare una galleria fotografica per, appunto, per ricordare la storia di questi arrivi cubani. Altra questione, forse ci vorrebbe un approfondimento su questi razzi arrivati sull'aeroporto militare della periferia di Damasco, per cui viene accusato Israele, appunto anche lì cercare di spiegare quale interesse, perché viene accusato Israele di questa azione. E, segnalerei anche fotograficamente la protesta, perché è una protesta inedita a Gaza, c'è una, stata una grossissima protesta per la scarsità di elettricità contro Hamas, quindi la cosa inedita è che Hamas ha dovuto reprimere una protesta significativa. E per adesso. Bene, grazie. Paolo Casicci, il Cronaca. Sì, allora, oggi seguiremo da vicino, ancora oggi chiaramente, la vicenda dei minorenni di Codigoro che hanno ucciso i genitori di uno dei due, e la seguiremo perché mattinata è attesa la convalida del fermo da parte del tribunale. Parleremo di migranti oggi in due chiavi. Innanzitutto c'è una vicenda giudiziaria, anche politica, che riguarda l'ex ministro Chienge, che ha vinto una causa contro la Lega che, come stabiliscono i giudici, può essere definita legalmente, legittimamente, un partito razzista, e spiegheremo come questa sentenza argomenta questa cosa. E poi più avanti nella giornata porteremo un faro sui minori, sui migranti, sui minori soli in particolare, perché il centro Stalli fa un punto sui migranti arrivati bambini da soli in Italia e racconta le loro storie, come si sono integrati, cosa fanno in Italia a distanza di qualche anno, e questo lo fa perché domenica è la giornata del migrante e dei rifugiati. Per ora è tutto. Grazie. A questo punto, diciamo, finisce quella che è la riunione tradizionale del mattino. In realtà c'è una parte importante, soprattutto in questa fase qua, è che l'arricchimento dei contenuti multimediali. Cioè, noi abbiamo un settore che si chiama Visual Desk, che è un settore per definizione non cartaceo, che ci dà ogni mattina il programma della giornata. Oggi però è una giornata particolare, perché il programma multimediale della giornata è fatto da noi stessi, siamo un po' troppo autoreferenziali, però devo segnalare tra i contenuti multimediali che abbiamo già messo questa mattina un bellissimo servizio su Equitalia, cioè sull'autogestione che c'è a Roma, in un ufficio Equitalia di Roma, in cui si vede, però insomma io lo descrivo male e in un cattivo italiano, si vedono gli utenti di Equitalia che si auto-organizzano con i numeretti la notte per evitare di fare le file. È una forma di autogestione laddove i servizi non funzionano. C'è anche il video di Ezio Mauro sulla rivoluzione russa, che, devo dire, che è sostanzialmente il racconto di quello che poi c'è sul giorno del lungo reportage sul giornale, che è stato fatto appositamente come video, quindi è stato girato lì in contemporanea. Bene. Hai ricordato quello che è probabilmente il miglior servizio della giornata, E a questo punto in genere si fa un velocissimo giro dei settori di nuovo per ricordare quelli che sono i temi del giorno. Per esempio, per gli esteri sarà sicuramente Cuba. C'è un forte tema economico legato a FCA e alle polemiche, e a questo punto la riunione si scioglie con un caffè, e ognuno torna al suo settore, resta il nucleo di Repubblica.it e si continua così. Adesso, fuori tempo massimo, è arrivato uno dei capi del Visual Desk. Abbiamo già ricordato tra le vostre produzioni di oggi la seconda puntata delle cronache di una rivoluzione di Ezio Mauro, più il servizio di Equitalia. Volevi segnalare altre cose multimediali, altri materiali multimediali nella notte o che state per produrre? Sì, buongiorno a tutti. Intanto, diciamo, noi continuiamo, seguiamo questa diretta che adesso viene mandata in diretta in tempo reale, e quindi poi produciamo da questo flusso le clip e tutto il materiale che viene prodotto durante la giornata.
Quindi questo facciamo dell'inchiesta di Valeria Fedoni, ha detto già Giuseppe, e poi tra l'altro ricordiamo che oggi sono i 5 anni dalla Costa Concordia, quindi adesso stiamo preparando uno speciale recuperando i materiali esclusivi che producemmo all'epoca. Grazie, la nostra riunione è finita. Come si dice? La parola alla regia.